Allora, visto come si comportano i conduttori con le cariche elettriche, è la famosa induzione elettrostatica per la quale funziona l'elettroscopio, con la quale si può giocare con l'elettrofono di volta, eccetera, eccetera, andiamo a vedere cosa succede nel caso degli isolanti. Isolanti c'è un fenomeno che è analogo concettualmente, anche se non fisicamente, all'induzione elettrostatica, che si chiama invece polarizzazione. La polarizzazione è quell'effetto per cui sembra succedere la stessa cosa che succede con l'induzione, cioè la separazione delle cariche. Quando io metto, per esempio, mettiamo qui una bella carica più, come la bandiera della Svizzera, meno di qua e più che scappano per repulsione di là. Solo che negli isolanti le cariche non si muovono chiaramente, quindi il fenomeno è stato evidentemente causato da qualcosa di diverso. Cos'è sta benedetta polarizzazione? Praticamente, diciamo a livello nanoscopico, dobbiamo pensare gli atomi di un isolante come degli atomi con il loro nucleo positivo all'interno e i loro orbitali elettronici intorno. E questi elettroni non si muovono per motivi come è fatto quel tipo di atomo lì, non sono capaci di saltare da un atomo all'altro come fanno nei conduttori. Però, quando c'è una carica elettrica che, diciamo, le influenza questi atomi, l'atomo è come fosse in grado di deformarsi. Per esempio, gli orbitali degli elettroni e spostarsi con un'energia leggermente diversa in una configurazione in cui l'elettrone è più da una parte. Quindi c'è un elettrone più da una parte e il nucleo atomico più dall'altra, e questo è un fenomeno nanoscopico a livello atomico analogo a quello dell'induzione elettrostatica. Solo che l'induzione elettrostatica è un fenomeno macroscopico, le cariche si muovono, gli elettroni vanno letteralmente tutti da un'altra parte. Qui sono i microrobi della materia, gli atomi che subiscono una deformazione. E perché il corpo macroscopico sembra essere con le cariche separate come nel caso dell'induzione? Perché se noi andiamo a vedere il corpo fatto di singoli atomi che quando sono neutri hanno il più e il meno sovrapposti, a un certo punto io sottopongo questo aggregato di miliardi di atomi a questa influenza della carica elettrica che viene messa vicino. E abbiamo detto gli atomi possono, non si fanno muovere i loro elettroni, li tengono comunque ben stretti, ma possono deformarsi in maniera che gli elettroni cercano di spostarsi da questa parte qua, perché lì c'è la carica positiva, lasciando il nucleo un po' da parte, e quindi ogni singolo atomo diventa una specie di piccolo corpo con una carica più da una parte e una carica meno dall'altra, sempre che non si divide, sempre lì, però ha questa. Allora, se io vedo un'infinità, adesso immaginiamo l'oggetto costituito da un'infinità di questi atomi deformati, no? Tutti quanti sono fatti, se ragioniamo, un più di qua o meno di qua, un più di qua o meno di qua, un più di qua o meno di qua, e così via, no? A questo punto, dopo aver fatto questo disegno infinito, tiriamo le somme, nel senso, pigliamo un pennarello rosso, vediamo sul bordo di qua, se io traccio una linea tratteggiata e vado a vedere cosa c'è all'estremità sinistra. Siccome ci sono tutti questi atomi deformati e di là, la parte sinistra, c'è la carica positiva del nucleo, io di qua vedo di più. Se io faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, di qua vedo di meno.
In mezzo ci sono tanti più, quanti meno, quindi in mezzo c'è la neutralità. Qui l'oggetto è neutro, qui c'è il più e qui c'è il meno, però il risultato, vedete, macroscopicamente è come se ci fossero spostati delle cariche positive di qua e delle cariche negative di qua e delle cariche positive di là. Però se non c'è stato nessun movimento, c'è stata solo la deformazione di tutti questi atomi. Questa è la polarizzazione. E tra l'altro la polarizzazione è quella che spiega il fenomeno, appunto, vi avevo detto che era un fenomeno secondario, spiega il famoso effetto delle briciole. Perché le briciole o i pezzettini di carta vengono attirati da un corpo carico? Briciole o pezzettini di carta sono corpi isolanti, quindi sono sottoposti non all'induzione elettrostatica ma alla polarizzazione. Allora, caso briciole, chiamiamolo così, briciole e pezzettini di carta. Io ho la mia caricona positiva, per esempio una bacchetta di vetro che ho strofinato, e qui ho la briciola, giusto? La briciola, sottoposta all'effetto della carica elettrica, si polarizza e diventa un qualcosa che è meno da questa parte qui e più dall'altra, come abbiamo sempre visto. C'è però un problema: la parte meno è più vicina alla carica della parte più. Quindi, per la legge di Coulomb, che parla dell'inverso del quadrato della distanza, l'oggetto più lontano subisce una forza minore, ok? E l'oggetto più vicino subisce una forza maggiore. Allora, il risultato è che questa forza, che è una forza di attrazione, non è completamente compensata dalla forza di ripulsione che avrebbe l'altra metà del corpicino, e quindi il corpicino tende ad avvicinarsi alla carica. Quindi le bricioline vengono attratte. E questa è una cosa. Sulla polarizzazione, cosa c'è ancora da vedere? Ecco, un fenomeno interessante, che è quello che usiamo tutti i giorni, del fornetto a microonde. Il fornetto a microonde, come sanno tutti, agisce, riscalda soltanto soltanto l'acqua, i corpi contenenti acqua, la carne, il bicchiere di latte o cos'altro. Non scalda direttamente gli altri corpi, il piatto in ceramica o in plastica o cos'altro viene messo dentro. Semmai, se è caldo, è perché l'acqua che era a contatto si è scaldata e ha scaldato piatto o contenitore per conduzione, ma non è il fornetto che ha scaldato direttamente quel corpo. Questa faccenda di essere selettiva è cioè utile, perché il piatto non brucia, ma più che altro è importante il fatto che questo calore riesce a essere trasmesso anche all'interno dei corpi. Quindi è molto più immediato l'effetto di riscaldamento che non mettendo l'oggetto nel forno tradizionale, in cui c'è la cottura che viene dall'esterno e in cui si ottiene un altro effetto che può essere utile. Se io voglio dorare il corpo, lo metto nel forno normale, perché viene, diciamo, bruciato molto di più all'esterno che non all'interno. Quando è cotto all'interno, fuori è bruciato, come dire, dorato, ed è più gustoso. Però se io voglio riscaldare tutto il corpo senza stare a aspettare che dall'esterno vada man mano per conduzione all'interno, e quello è il motivo per cui sono molto più veloci i fornelli a microonde, uso questo principio, questo discorso, questo meccanismo del forno a microonde. Ma quale meccanismo è? Come funziona il forno a microonde, il fornetto? Tra l'altro, le microonde le vedrete alla fine nelle ultime tematiche dell'elettricità e del magnetismo, nelle onde elettromagnetiche. Le microonde si chiamano micro perché hanno una lunghezza d'onda molto piccola rispetto alle onde radio tradizionali. Le onde radio scoperte da Marconi avevano dai 10 metri ai chilometri di lunghezza d'onda.
e quindi una frequenza bassa. Quando sono stati perfezionati negli anni della guerra i generatori di onde elettromagnetiche, sono stati fatti andare con una frequenza sempre maggiore, si è arrivata a lunghezza d'onda sotto il metro e per quello è stato chiamato microonde. In realtà non c'è niente di microscopico, perché il micron è il millesimo di millimetro, non è una lunghezza d'onda così corta, è dal metro in giù, dal metro fino ai centimetri. Però rispetto alle onde da radio, la loro lunghezza sono onde molto piccole e quindi vennero chiamate microonde, vennero messe a punto, vedremo poi degli esempi più concreti per i radar, che avevano bisogno di lunghezza d'onda corta per riuscire a vedere il riflesso dell'oggetto, l'aeroplano, cosa diavolo si voleva individuare. E il discorso del forno è venuto fuori per caso. Un tecnico che lavorava come si dice, un generatore di microonde perché queste microonde si fossero incanalate e mandate nell'antenna radar, si portava in tasca la cioccolata per merenda e se la trovava tutte le volte sciolta. Boh, e che roba è questa? Alla fine hanno capito che le microonde, a parte servire per il radar, potevano essere utilizzate per riscaldare qualcosa. E come mai le microonde riscaldano? Beh, l'acqua sapete che è fatta di è una molecola che ha l'atomo di ossigeno e due atomini di idrogeno messi come le orecchie di Topolino. È presente Mickey Mouse? Un atomo di ossigeno e molecole di idrogeno che non è una molecola simmetrica, assiale, con l'ossigeno in mezzo e i due idrogeni allineati, è una molecola in cui gli idrogeni sono ad un certo angolo. Allora, una molecola che non è simmetrica, se noi vediamo com'è fatta, praticamente l'ossigeno si becca. Oltre al suo nucleo positivo, si becca, oltre ai suoi 6 elettroni, si becca anche gli elettroni dell'idrogeno e rimane, dell'idrogeno rimane soltanto il nucleo, all'infuori. Praticamente è come se fosse un dipolo con qui un meno e qui un più, cioè un qualcosa di asimmetrico elettrostaticamente. Dopodiché, se io mettessi un campo elettrico, cioè mettiamo una carica più, per esempio, un'enorme carica più qua e un'enorme carica meno qua, le molecole si girerebbero tutte così, con il meno di qua e il più di là. Se invertissimo questi due generatori di attrazione e repulsione elettrostatica, le molecole d'acqua si girerebbero. È chiaro che se io riesco a cambiare oscillando queste cariche che mi danno l'attrazione e la repulsione, più veloce lo faccio e più costringo la molecola d'acqua a girarsi. Alla fine, arrivando alla frequenza delle microonde, si riesce a fare in modo che l'inerzia della molecola riesce ancora a non ostacolare il movimento e queste molecole nel campo oscillante delle cariche meno qua più qua e viceversa si muovono talmente tanto e talmente velocemente oscillando da una posizione all'altra, come se fossero delle bussole in cui tu gli cambi il campo magnetico continuamente. Le bussole si girerebbero continuamente di qua e di là. Queste sono molecole e nel girarsi aumentano la loro energia cinetica, di rotazione in questo caso, ma è un'energia comunque, che aumenta la temperatura di tutte queste miliardi di molecole d'acqua e quindi di questa piccola massa d'acqua. E questo è quanto. Altre molecole, tipo quelle di cui è fatta la ceramica del piatto o la plastica del bicchiere, non riescono, hanno un'inerzia maggiore, non si muovono in questo campo oscillante, quindi non aumentano la loro temperatura. Invece le molecole d'acqua sì. Che
che siano nel liquido o che siano dentro il corpo che sto cuocendo, perché qualsiasi corpo animale o vegetale contiene acqua in grande quantità e quindi si alza la temperatura. Con questo della polarizzazione non c'è altro da aggiungere. Possiamo passare alla risoluzione successiva. Via!